Bruno, soltanto un punto, nelle ultime tre partite per il Gela è chiaro che si tratta di un bottino misero per una squadra che punta in alto. Ora domenica prossima giocherete contro la Cittanovese, altra gara in trasferta, e bisogna subito ricominciare a fare punti. Dobbiamo ricompattarci innanzitutto, capire chi siamo, quanti siamo e soprattutto chi vuole lottare per questa maglia. Dopodiché andiamo là, come sempre, a dare il massimo e a sudare la maglia, onorare soprattutto, poi il resto verrà da sé. Ecco, sottolineavi che bisogna sudare la maglia, perché sono alcuni tuoi compagni che non la sudano? No, assolutamente no. Noi dentro siamo tutti compatti, siamo uniti e remiamo sempre dalla stessa parte. Se c'è qualcuno che magari dice cose al di fuori, a noi non ci deve interessare, come abbiamo sempre fatto. Ma cosa è mancato al Gela nelle ultime tre partite? I giocatori, cosa doveva mancare? Purtroppo non è una scusa gli under, ma l'esperienza non si compra, non si può comprare l'esperienza, e quindi abbiamo risentito soltanto di questo. E ora con la Cittanovese è chiaro che ritornano in squadra, tra virgolette, i senatori. E dobbiamo andare là convinti dei nostri mezzi e fare il meglio possibile per noi e per il nostro futuro. È andato via Dorato, te l'aspettavi? No, però ovviamente non l'ha fatto per una questione né economica né di gruppo, ovviamente sono motivi personali e noi li rispettiamo. Ma questo Gela può realmente puntare al vertice oppure bisogna accontentarsi di una posizione mediocre di classifica? No, non siamo venuti a fare questo, dobbiamo pensare sempre, come ti ho detto, partita dopo partita, poi a marzo si faranno i conti.